Luglio 1951, uscì in America un romanzo che iniziava così. Se davvero volete sentirne parlare, la prima cosa che vorrete sapere sarà dove sono nato e che schifo d'infanzia ho avuto e cosa facevano e non facevano i miei genitori prima che nascessi e altre stronzate alla David Copperfield. Ma a me non va di entrare nei dettagli, se proprio volete la verità. Questo romanzo si intitolava The Catcher in the Rye. L'aveva scritto un uomo che si chiamava Jerome David Salinger. Questo libro divenne immediatamente un mito, divenne la bandiera di una generazione che allora aveva 20-30 anni, una generazione di gente che non ci stava, che non voleva arrendersi al sistema, a un certo tipo di vita che gli veniva proposto. Divenne una bandiera di una certa protesta. In America divenne un mito che poi varcò i confini dell'America, finì in Europa e nel resto del mondo. Oggi questo libro vende ogni anno 250.000 copie. Il successo del giovane Holden è dovuto solo in parte, secondo me, alla bellezza del libro e in gran parte al fatto che abbia incrociato un'epoca, ovvero che dei temi sollevati dal romanzo fossero diventati cruciali negli anni subito successivi alla sua pubblicazione. È un libro uscito nel 1951 e, come sappiamo, gli anni 50 e 60, specialmente negli Stati Uniti, rappresentano l'invenzione dell'adolescenza, un genere sociale e letterario che prima si può dire non esisteva. Si passava dall'infanzia all'età adulta senza vie di mezzo, improvvisamente fa irruzione sulla scena letteraria e nella società americana l'adolescente, che è incarnato perfettamente dalla figura di Holden. E questo libro appena uscito fa molto scalpore, come al solito c'è uno scandalo intorno perché per l'epoca contiene del turpiloquio, contiene degli accenni alla sessualità nell'adolescenza, che era un tema davvero tabù all'epoca, e quindi sconvolge ben pensanti, e questo ovviamente fa parte della sua fortuna. In realtà piace molto ai non ben pensanti, ai ragazzi già dell'epoca. Sarà un libro molto amato per esempio dalla Beat Generation. In quegli stessi anni e nella stessa città, New York, si forma un movimento composto da studenti universitari, Kerouac, Ginsberg, Burroughs, che lo capiranno molto bene, il giovane Holden. Il giovane Holden è un libro che in Italia ha avuto, nel mondo in generale, ma in Italia in particolare, ha avuto un successo straordinario. È arrivato con un decennio di ritardo rispetto alla pubblicazione originale, che risale al 1951, ma a partire da quel momento si è trasformato in un long seller di successo crescente.